Buongiornissimo e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Gaia e questo è il mio canale YouTube. E sì, come avete appena detto dal titolo e visto la copertina, oggi sono qui appunto per rispondere alle vostre domande tema back to school. Premetto che non sono tantissime, però appunto sulle storie vi ho detto che avrei risposto in video e quindi ovviamente eccomi qua. Comunque sì, non fateci caso, ho le mani verdi, lo so, fa abbastanza schifo, ma prima di questo video ho registrato appunto un video, beh, a tema astuccio, quindi vabbè, mi sono macchiato tutte le mani con il colore, con l'inchiostro, ho provato, vi giuro, le ho lavate 80.000 volte e non se ne viene, quindi ignoratele, cioè io spero veramente che si tolgano il prima possibile, perché cioè più che tenerle sotto l'acqua calda con il sapone per mezz'ora, non so come far andare via questo colore, e quindi niente, bellissimo. Vabbè, dai, direi di iniziare subito senza perderci troppo in chiacchiere, perché una volta che inizio a parlare si sa che non smetto più. Allora, le prime due domande in realtà ve le avete fatte qui su YouTube, perché appunto vi avevo lasciato anche qui il... come si chiama? Il post, non so come si chiami qui su YouTube. Allora, in realtà ci sono un bel po' di domande, non sono tutte a tema scuola, però vabbè, adesso appunto risponderemo a tutte. Ah, la prima domanda però è: come hai scelto il liceo? Allora, per chi non lo sapesse, anche se l'ho detto miliardi di volte, però magari c'è chi è nuovo, io devo frequentare appunto il terzo anno di un liceo scientifico e scienze applicate, che al posto del latino ha l'informatica, che reputo una materia più utile e interessante. E praticamente però non, cioè, l'idea dello scientifico non c'era proprio nella mia testa quando sono andata a scegliere le scuole. Se vi interessa c'è un video proprio più approfondito dove parlo della scelta delle superiori sul mio canale, mi sembra l'ho portato tipo a dicembre. E però appunto, per fare un riassunto, semplicemente io prima ero indecisa in realtà se andare all'artistico, perché sono una persona molto creativa, mi è sempre piaciuto disegnare, colorare, tutte queste cose qui, oppure andare alla ragioneria. Soltanto che poi andando appunto a vedere effettivamente le materie che si studiano all'interno di quelle scuole, non le ho trovate adatte a me, e quindi sono finita appunto a fare lo scientifico, cioè finita in un certo senso, no, perché comunque le materie mi piacciono, anche perché cioè ragazzi è letteralmente sotto casa, quindi è più comodo di così. Ho deciso di prendere questa scuola anche per questo, e vi giuro, cioè io inizialmente, cioè proprio prima di fare gli open day, prima di comunque che ci fosse l'effettiva scelta, io ero convintissima di non voler fare lo scientifico, e invece cioè totalmente il contrario. Raga, vi giuro, io ero irremovibile, cioè non volevo fare lo scientifico, perché io tuttora, anche se frequento uno scientifico, io odio scienze come materia, biologia il male assoluto veramente, cioè io odio tutte le materie scientifiche, però in particolare mi piace molto matematica, mi piace molto fisica, che si, cioè sicuramente le preferisco alle materie umanistiche, ecco. Vabbè, poi la seconda domanda, sempre che mi fa cici cuore, è: danza classica moderna, moderna. Poi il concerto preferito di quest'estate, vabbè, ovviamente quello di Calcutta, che trovate anche di questo il vlog sul canale, è un vlog un po' strano, però lo trovate il video. E niente, c'è stato appunto il 26 giugno, però boh, questo qui è appunto il mio prefe dell'estate palese. Cioè, una domanda che c'entra molto, ma è tema di dress to impress preferito. Il mio tema di dress to impress preferito penso sia Favorite Show, cioè la serie TV preferita, il programma preferito, perché lì in realtà ti dà proprio la possibilità di creare i personaggi delle due serie che ti piacciono. Penso sia quello il mio tema preferito. Andiamo avanti, un'altra domanda appunto che mi è stata fatta su quelle di YouTube, me l'ha fatta appunto Martina, che mi ha chiesto appunto di darle qualche consiglio per iniziare la prima superiore. E niente, grazie mille, vabbè, per il resto penso di avergli già risposto, però vabbè, ho detto questo commento appunto anche per farlo sapere magari a tutti voi che non mi avete scritto, ma siete comunque curiosi di avere qualche consiglio. Ho pubblicato proprio qualche settimana fa un video su come iniziare, cioè su come affrontare al meglio il primo giorno di medie o superiori. Passiamo adesso appunto alle domande di Instagram, vi avevo appunto lasciato un box delle domande, e la prima domanda è: come è passato quest'estate? Quest'estate non è stata assolutamente, vabbè, una delle migliori, però non ho fatto nemmeno troppo schifo, vabbè, in generale io, cioè, posso anche non fare niente, ma l'estate è l'estate, cioè vi direi che è bella a priori, perché cioè rispetto all'inverno, cioè, letteralmente l'estate è tipo un'altra dimensione parallela, quindi direi sempre che va bene, però niente, ovviamente ci sono state estate migliori, però non è neanche da buttare, ho comunque fatto tante cose, quindi sono felice. Poi la prossima domanda è: outfit per il primo giorno di scuola. La prossima domanda è appunto outfit per il primo giorno di scuola. Allora, non sono tipo la persona adatta per registrare questo tipo di video, però ve l'ho già portato sul canale, infatti se scorrete anche questo leggermente sul mio canale lo potete trovare a questa copertina qui. E niente, quindi ciao a te che mi hai fatto la domanda, se ti può essere utile, penso in realtà tu l'abbia già visto, però comunque è uscito il video degli outfit back to school. Poi andiamo avanti, mi chiede: come faccio ad avere sempre bei voti? Allora, la risposta è molto molto semplice: studio un sacco, ma veramente tanto. No dai, scherzo, in realtà sì, la cosa principale è questo, cioè almeno non si può pretendere di avere bei voti non studiando, perché altrimenti
sarebbe un po' un controsenso. Però beh, ovviamente non c'è solo quello, cioè c'è anche tutta la parte, c'è anche proprio la parte del metodo di studio. Anche qui sul mio canale, raga, io veramente ormai ho parlato di ogni genere, cioè volete farmi qualsiasi domanda, ma ormai avete tutto sul canale, comunque no, scherzo. Però ho veramente portato il video del metodo di studio lo scorso inverno, però tanto sicuramente lo riporterò, penso sarà uno dei prossimi video che uscirà, cioè uno dei prossimi video no, perché probabilmente con tutta la roba che mi si è accumulata uscirà ad ottobre, però presto arriverà anche il video appunto sul mio metodo di studio. Aspetto un attimo prima di ricominciare la scuola e poi sicuramente ve lo porto. Comunque, ritornando alla domanda, quindi sì, in realtà come faccio ad avere le voti, studio un sacco e diciamo che nel corso degli anni sono arrivata ad avere un mio metodo di studio che si basa principalmente sulla ripetizione. Io faccio una specie appunto di riassunto mentale della pagina, perché odio i riassunti scritti, veramente il male assoluto, odio gli schemi, odio tutte queste cose qui che mi fanno perdere un sacco di tempo. Io leggo, mi creo appunto questo riassunto mentale e poi ripeto fino a quando non lo so alla perfezione. Poi questa domanda qui in realtà è molto curiosa, molto originale, quindi niente. Praticamente Maria mi chiede se rifarei la stessa scuola appunto se potessi tornare indietro. La risposta è sì. Sì, per diversi fattori. Allora, il primo è che allora, si studia un sacco, perché comunque essendo uno scientifico io spesso devo rinunciare magari anche a uscire, perché se voglio avere una buona condotta, se voglio appunto avere dei buoni voti, non so se si è sentito in fotocamera, ma c'è stato un urlo, vabbè, così crazy da fuori, bellissimo. Dicevo che vabbè, ovviamente appunto è molto complicato, essendo comunque un liceo scientifico si studia davvero tanto, però sinceramente essendo comunque materie che mi fanno totalmente schifo, vi ho detto, a parte scienze mi piace tutto, ovviamente scherzo, cioè scienze è più pro e più contro, ma siamo due rette parallele che non si incontreranno mai. Le materie mi piacciono, poi come vi ho detto raga, letteralmente io mi trovo a 20 secondi dalla scuola, cioè io scendo e sono a scuola. Se ve lo state chiedendo, sì, riesco comunque ad arrivare in ritardo. E quindi la risposta è no, non cambierei scuola se potessi tornare indietro, anche se soprattutto appunto durante il primo anno ho avuto il ripensamento dell'artistico, che appunto vi dico tuttora è una scuola che veramente mi piace, cioè magari vedo delle mie amiche che fanno l'artistico, che mettono queste storie che magari mentre io sto facendo, non lo so, letteratura oppure matematica, che comunque sì, sono materie che si fanno anche lì, però sicuramente con una minor quantità di ore, io appunto la vedo loro che magari nel frattempo stanno facendo lavoretti con l'argilla, stanno disegnando, stanno facendo il chiaroscuro, e li invidio un sacco, perché ovviamente è una mia grande passione appunto disegnare, creare tutte queste cose qui, e quindi niente, a volte cioè non è che ho il ripensamento, però direi, cioè mi viene da dire che bello, sarei voluta andare lì, però in realtà mi trovo molto bene alla scuola che frequento ora. Siamo giunti in realtà all'ultima domanda, vi ho detto che erano poche ma ci tenevo lo stesso appunto a fare questo video. E l'ultima domanda che mi viene fatta è: hai voglia di andare a scuola? La risposta è ovviamente no, sto benissimo in estate, sto benissimo in vacanza, non ho assolutamente voglia di andare a scuola. Io appunto quando inizio la scuola veramente mi ci concentro totalmente, e sì, si vede che sto mischiando qualcosa, sto sciogliendo il gelato, bellissimo. Comunque dicevo, veramente mi ci concentro un sacco, quindi diciamo non è i 9 mesi scolastici, non sono i 9 mesi più semplici del mondo, però in un certo senso diciamo col fatto che magari anche attraverso i social volevo, cioè mi sono un sacco di idee appunto per cercare di rendere anche più leggero questo periodo, appunto ho pensato magari di fare degli study vlog su TikTok e quindi diciamo di renderlo un po' più leggero, sia per appunto romanticizzare la scuola per me, ma anche appunto per aiutare voi magari motivandovi, perché secondo me poi è una cosa davvero davvero utile. E poi inoltre io adesso torno a scuola una settimana e mezza, e poi il 22 settembre io tornerò in quel posto. Ah, non c'entra niente, però ogni volta che dico 22 settembre nella mia testa parte questa canzone. Comunque basta, non ce la faccio a finire un discorso. Dicevo che il 22 settembre parto appunto per un viaggio all'estero, vabbè ovviamente vi porterò con me, una gita comunque con la scuola, però non vedo l'ora. E quindi in realtà la scuola effettiva che farò fino a questa gita sarà davvero poca, quindi la risposta è no, non ho voglia di tornare a scuola, però in un certo senso sì, perché so appunto che una volta che inizierà la scuola ci sarà appunto anche questa super gita che non vedo l'ora appunto che arrivi. E niente, bene, io penso di aver risposto a tutto. Se avete altre domande scrivetemi qui sotto nei commenti, anche perché rispondo sempre a tutti, magari non oralmente, però state sicuri appunto che per alle domande scritte rispondo a tutti. E niente, appunto questo video termina qui, quindi mi raccomando, se vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate like per non perdervi i prossimi video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.